Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono la Fra. Oggi dedichiamo un video di approfondimento ad un personaggio della saga di Metal Gear che sono sicura che in molti non ricordano o non hanno mai ben approfondito. Parliamo dunque di Nastassja Romanenko, la specialista di armi ed armamenti che supportò Solid Snake nella sua missione a Shadow Moses. Spesso il personaggio viene appunto un po' scordato o lasciato da parte dai giocatori per una semplice ragione. In una normale partita di Metal Gear Solid non apparirà mai in nessun filmato, né le sarà riservata nessuna chiamata codec obbligatoria. Eppure, la Romanenko è una figura che si rivelerà essenziale per gli eventi di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e i suoi codec, che sono davvero numerosi ed interessanti, riescono a dipingere il personaggio dettagliatamente sia nella personalità che nello stile e nel background. Saremo dunque noi a doverci ricordare di chiamarla qualche volta, dopo che Campbell ci avrà riferito la sua frequenza, per farci due chiacchiere e scoprire qualcosa di più su di lei. Sono Nastassja Romanenko, è un piacere lavorare con te, Solid Snake. La Romanenko partecipò alla missione a Shadow Moses come supporto via codec di Solid Snake. Le sue competenze sarebbero potute essere molto utili. La donna faceva infatti parte del Nuclear Emergency Support Team, il NEST. In qualsiasi caso si verificasse il rischio di un incidente atomico o di una fuga radioattiva, questi esperti, scienziati ed ingegneri sarebbero stati interpellati per valutare la gravità della situazione e prevenire nel miglior modo possibile i danni. La sua carriera all'interno di questo team di supporto è strettamente collegata al suo background, del quale scopriamo qualche dettaglio proprio in Metal Gear Solid. Nastassja nacque nel 1975 in Ucraina e all'età di appena 10 anni lei e tutta la sua famiglia vennero esposti alla nuvola di radiazioni che ricoprì il paese in seguito all'incidente della centrale nucleare di Chernobyl. Le vittime delle radiazioni non sono una bella cosa da vedere. E io ne ho viste molte. Ne ho viste troppe. Oltre al terribile trauma di dover assistere alle conseguenze di quella tragedia, Nastassja perse poco dopo, proprio a causa delle radiazioni, entrambi i genitori, incaricati di aiutare la pulizia delle scorie fuoriuscite dalla centrale. Subito dopo la loro morte, la ragazza decise allora di trasferirsi negli Stati Uniti d'America. Siamo agli inizi degli anni 90 e gli effetti dell'avvelenamento da radiazioni le stavano ancora provocando gravi conseguenze. Per fortuna però non le venne mai diagnosticato nessun cancro. Ovviamente quindi, similarmente a molti altri personaggi della saga, la ragazza crebbe con un occhio particolarmente critico verso l'energia nucleare e le armi atomiche e diventò una dei maggiori esponenti della tematica antinucleare, così cara a Hideo Kojima, nonché centrale nell'opera. Nelle linee di dialogo con Solid Snake, che potremo scovare nel gioco insistendo un po' nel contattare l'Ucraina, potremo cogliere un'avversione per gli armamenti atomici e l'impiego dell'energia nucleare in alcune delle citazioni più incisive e belle di tutto il titolo. Molta gente crede che oggi viviamo in un mondo più sicuro, ma con tutte le armi nucleari smantellate e le scorie che ci sono in giro, la minaccia del terrorismo nucleare è cresciuta enormemente. Finché continuerà la strategia della deterrenza, le armi nucleari possono venire ridotte nel numero, ma non verranno mai eliminate. Dobbiamo liberare il mondo da tutte le armi nucleari, prima che provochino altra infelicità. Non permetterò che questo dolore e quest'ansia venga data in eredità a un'altra generazione. Nel 1995 la Romanenko partecipò addirittura come consulente nella prima commissione a Canberra, creata per valutare il problema della proliferazione delle armi nucleari nel mondo e trovare un modo per eliminarle. La sua presenza fu richiesta grazie alle sue passate esperienze all'interno del NEST e il suo lavoro per il governo degli Stati Uniti d'America. Ancora adolescente si era infatti unita alla DIA, Agenzia della Difesa, e successivamente aveva iniziato a lavorare per la NSA. Proprio in quegli anni incontrò Richard Dames, anch'egli membro della DIA, e poco dopo lo sposò in un breve e, deducibile da come lo descriverà lei stessa, disastroso matrimonio. L'incontro con questa figura, per quanto avvenuto con natura sentimentale, si rivelerà molto importante per la carriera di Nastassja.
La loro relazione, che rimane completamente off-screen nel primo titolo della saga, viene raccontata ed arricchita di dettagli nel sequel, dove veniamo a conoscenza di alcuni particolari che renderanno la Romanenko una figura a dir poco centrale per l'opera. Sarà in Metal Gear Solid 2 che scopriremo infatti che il marito, già ai tempi del loro primo incontro, stava lavorando come spia per l'organizzazione segreta Patriots. Fu proprio lui a spingere la donna a partecipare attivamente all'operazione di Shadow Moses, così da poter sfruttare il loro legame per ricevere informazioni dirette degli eventi in svolgimento nell'isolata base in Alaska. Data la sua impossibilità nel rifiutare la richiesta e le informazioni che le furono negate per tutto l'arco della missione, Nastasha iniziò a realizzare di trovarsi in una situazione decisamente scomoda e a temere che una volta svolto il suo compito sarebbe stata messa a tacere per sempre. Non fu questo però il suo destino. Nonostante l'ex marito ammetterà di aver ricevuto l'ordine diretto di ucciderla, deciderà di risparmiarle la vita e le consegnerà addirittura delle preziose informazioni relative al segretissimo progetto Fox Die, del quale lui stesso era stato a capo. Sopravvissuta così dopo aver assistito direttamente agli eventi del 2005 e a conoscenza della verità dietro a Shadow Moses, Nastasha avrebbe potuto ritirarsi e ringraziare di aver avuto in salvo la vita. Conoscendo il suo temperamento, però, non stupisce che la donna decise di non tacere. Trovarsi nella sua posizione poteva a questo punto essere l'occasione perfetta per rivelare al mondo l'esistenza di una nuova terribile arma nucleare, il Metal Gear. Tutte le informazioni inerenti a questo carro armato, alla missione di Solid Snake e all'esistenza del Fox Die erano infatti state nascoste ai giornalisti e celate con delle menzogne molto più digeribili dal pubblico. La Romanenko decise allora coraggiosamente di scrivere tutto ciò che aveva visto e sentito durante i giorni al fianco di Solid Snake e raccoglierlo in un libro successivamente da lei pubblicato intitolato In the Darkness of Shadow Moses. La verità non ufficiale. Questa mossa la rese a tutti gli effetti una delle più grandi oppositrici al dominio che i Patriots silenziosamente avevano già da tempo imposto sul paese. Sarà proprio questo libro, finito sugli scaffali con non poche difficoltà, a causare lo scandalo che porterà le dimissioni forzate del presidente George Sears. In Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty il ruolo di questo personaggio sarà quindi ancora più importante. Ancora una volta però, per un giocatore distratto o alle prime armi con la saga, sarà fin troppo semplice non imbattersi nelle informazioni che la riguardano. Il libro da lei pubblicato è infatti interamente leggibile e contenuto ed archiviato nella sezione special del menu di avvio del gioco. Non saranno in molti però i giocatori che leggeranno quelle pagine, convinti probabilmente di ritrovarsi solamente di fronte ad un riassunto degli eventi del capitolo precedente. Da quelle righe trapelano invece molti dettagli sulla personalità dell'autrice e sulla sua relazione con Ames, ma soprattutto alcuni retroscena della missione di Shadow Moses, che dipingono la tirannia ed il controllo dei Patriots in un contesto molto realistico di repressione e censura. Quindi, secondo me, vale davvero la pena dargli una lettura. Un particolare che non tutti conoscono è la partecipazione di Nastasha al progetto Philanthropy, l'organizzazione ideata da Solid Snake e Otacon, che aveva come scopo quello di eliminare per sempre la minaccia del Metal Gear dal mondo. Nonostante il nobile proposito, senza la Romanenko tutto questo sarebbe rimasto un utopico sogno. Prima degli eventi del Tanker del 2007, la donna infatti donò a Philanthropy i diritti del suo libro, supportando quindi economicamente e permettendo all'organizzazione di poter agire. Dopo aver appoggiato Solid Snake, la Romanenko si ritirerà nella sua abitazione a Los Angeles, dove trascorrerà una vita agiata e tranquilla, nella speranza di aver potuto contribuire alla realizzazione del suo più profondo desiderio, liberare il mondo dal nucleare. La Romanenko è un personaggio che si distingue dalle altre figure femminili che conosciamo in Metal Gear Solid. A differenza delle altre esponitrici del gentil sesso presenti nel primo capitolo, è infatti una donna matura, sicura di sé e con un quadro del mondo e della situazione politica attuale più che chiaro.
Il suo temperamento sarcastico e freddo non la lascerà mai spiazzata di fronte al cinismo di Solid Snake, al quale riuscirà a tenere testa senza problemi, trovando in lui anche uno stimolante interlocutore. Pettinatura, portamento e modi di esprimersi sono piuttosto mascolini. Nelle art e nel codec la vediamo indossare un completo molto elegante e due orecchini di perla che la rendono inconfondibile. Immancabile per lei è la sigaretta, tra le sue labbra ogni volta che la chiamiamo. Nastasha è infatti un'accanita fumatrice e nonostante ci terrà a far presente anche lei quanto il fumo possa essere dannoso, sarà l'unico personaggio a non lamentarsi della cattiva abitudine di Snake. Coraggiosa, intelligente, informata e anche carismatica, Nastasha Romanenko rimane a mio parere una delle figure femminili più incisive della saga, nonché la rappresentazione di una donna che, fatto tesoro delle proprie esperienze di vita, ha deciso di dedicare la sua esistenza ad un sogno e ad un ideale. In molti dialoghi sarà proprio lei la portavoce dell'autore stesso e non solo rappresentando la sua visione della tematica antinucleare, ma anche quella del potere dell'informazione e della scrittura in un mondo distopico caratterizzato dal controllo. In poche parole, è un genere di personaggio femminile che mi piacerebbe incontrare molto più spesso anche nei titoli contemporanei.